Una buona serata e benvenuti a questa edizione speciale di Evening News che sarà dedicata tra qualche minuto alla rassegna Il libro possibile che festeggia i suoi 20 anni, ma che ha fatto un regalo importante agli appassionati di cultura, spostarsi dalla sede storica di Polignano a mare per approdare per 4 giorni a Vieste sul Gargano, definita la perla del Gargano. Ne parleremo tra poco perché saremo collegati in diretta con Vieste, con l'assessore alla cultura Grazia Maria Starace. Ma abbiamo anticipato stasera il telegiornale all'inizio di 15 minuti perché vogliamo dare l'apertura, come giusto e doveroso che sia, alla splendida doppia medaglia d'oro conquistata alle Olimpiadi di Tokyo da Marcello Jacobs e Gianmarco Tamberi nei 100 metri uomini e nel salto in alto con emozioni incredibili che riviviamo subito nel servizio che abbiamo preparato. Una domenica che rimarrà per sempre nella storia dell'atletica azzurra alle Olimpiadi di Tokyo, protagonisti di un doppio oro dalle dimensioni stratosferiche, Gianmarco Tamberi e Maurizio Jacobs. Due storie diverse fra loro, ma con sacrifici inimmaginabili, con più di una rinuncia. Jimbo Tamberi è il protagonista della prima medaglia d'oro storica nel salto in alto. Se la giocano lui e il catariota Vashim in un mix di suspense ed emozioni. Entrambi arrivano alla misura di 2,37 m. Il giudice propone uno spareggio ad entrambi per loro. Loro due dicono va bene così ed esplode la gioia incontenibile di Jimbo, che si riscatta anche da un brutto infortunio che gli aveva precluso 5 anni prima, Rio 2016. Maurizio Jacobs, italo-texano, una faccia da bravo ragazzo che un po' per cocciutaggine ed anche per determinazione da vendere, decide di iscriversi alla gara più veloce di sempre, i 100 metri uomini. In passato decisa da Superman americani e giamaicani. L'azzurro, convinto delle sue potenzialità, vuole provarci e fa bene. In semifinale strappa il record di 9,85 privato italiano. La finale, nel pomeriggio domenicale, sera nipponica. Partenza buona e inarrestabile. Si smarca subito dagli avversari e vince in scioltezza 9 secondi e 80, ritoccando quel primato. L'Italia, dopo l'Europeo del calcio, vive medaglie indimenticabili, su cui il sipario non si chiuderà troppo presto. A Tamberi e Jacobs i complimenti del Premier Draghi. Mimmo Siena, World News 24 Sport. E sono state davvero belle le emozioni che ci hanno regalato i colori azzurri, senza dimenticare tra l'altro che oggi c'è stata anche una strepitosa medaglia di bronzo che è arrivata dalla 4% mista a uomini, esattamente con Martinengic, con Burdisso e Miressi. L'oro è andato agli Stati Uniti e l'argento a Gran Bretagna. Avete visto il nostro medagliere che è stato aggiornato con 4 ori, 8 argenti e 15 bronzi per un totale di 27 medaglie. Quindi siamo vicini al traguardo messo in evidenza 5 anni fa alle Olimpiadi di Rio 2016. Andiamo avanti nell'attesa di aprire poi lo spazio che abbiamo pronto per quanto riguarda lo speciale, per quanto concerne la rassegna letteraria Il libro possibile. Parliamo della situazione legata all'emergenza sanitaria, perché come sapete oggi sono aumentati i casi a livello, anzi sono diminuiti un po' i casi a livello regionale, 5.321 con sole 5 vittime, ma è aumentato il tasso di positività, prosegue la crescita dei ricoveri ed in terapia intensiva, mentre quelli ordinari sono un po' di più. Per quanto riguarda invece la situazione legata alla Puglia, nel bollettino regionale di oggi sono 158 i casi, con 58 nel Salento, 32 nel Varese, 27 nell'Abate, 19 nel Brindisino, 12 nel Tarantino e 5 nel Foggiano, per un totale di casi a livello regionale di 256.189. Va anche ricordato che sono oltre 16 milioni di italiani non vaccinati. Secondo il rapporto del governo, non hanno avuto neanche la prima dose. Le percentuali più alte si riscontrano evidentemente nelle fasce più giovani. Intanto il generale Figliuolo assicura che la campagna vaccinale procede e prosegue con
una media superiore alle 500.000 dosi al giorno e potrà contare su ulteriori dosi di vaccino Pfizer a partire dalla terza settimana di agosto. Allora, vediamo un attimino come stiamo messi con i collegamenti. Auguriamoci che l'assessore alla cultura del comune di Vieste Starace si possa collegare a breve per dare poi il via al nostro speciale dedicato ai 20 anni del libro Possibile. Vi dicevo dunque di questa importante rassegna che ha avuto davvero degli elementi in più e molto importanti. Naturalmente sfrutteremo anche tutte le condizioni legate ai diversi eventi che si sono verificati, anche con le interviste che sono state realizzate dal nostro inviato Saverio Serlenga. Appena la regia è pronta per attivare il collegamento con l'assessore alla cultura del comune di Vieste, Grazia Maria Starace, saremo pronti ad cominciare. Intanto però andiamo ad ascoltare cosa ha detto per quanto concerne la vicenda legata al virus, la immunologa Antonella, che adesso ci sfugge il nome, comunque poi ve lo ricorderemo a breve. Vi dicevo dunque che sono stati 4 giorni intensi di grandi eventi per la rassegna Il Libro Possibile, che per la prima volta è approdata per 4 giorni a Vieste, definita da tutti ormai la perla del Gargano. Questo vuol dire che è stata una condizione anche di ripartenza anche per il settore della cultura. Allora, visto che abbiamo pronti già numerosi contributi da farvi sentire, ascoltate quello che ha detto il vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, proprio in merito a questa 4 giorni del libro possibile. Anche questa parte di Puglia entra a far parte dei circuiti nazionali della cultura. Sì, la 20ª edizione del Libro Possibile, la Regione Puglia, io e il presidente Emiliano, con Massimo Brai abbiamo voluto che facesse un salto di qualità e quindi abbiamo intercettato l'ottima intesa tra l'amministrazione comunale di Vieste e Rosella Santoro, che ringrazio, e la Regione Puglia ha ritenuto giusto ampliare il panorama del Libro Possibile, quindi da avere solo Polignano abbiamo affiancato alla bella Polignano la splendida Vieste, quindi un cartellone culturale che diventa una cosa più grande e, diciamo, non solo la bellezza di Vieste, ma anche il successo di pubblico di queste 4 serate con ospiti nazionali estremamente importanti, danno la possibilità ai tanti turisti che affollano Vieste la possibilità di ascoltare e riflettere su temi che sono estremamente importanti. Bene, abbiamo sentito dunque l'opinione del vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, che è intervenuto proprio all'ultima giornata della rassegna Il Libro Possibile. Tra l'altro ricordiamo che tra i protagonisti ci sono stati anche Roberto Saviano, anche il giornalista Marco Travaglio, poi anche numerosi esponenti del mondo della musica e alternativamente ovviamente anche alle diverse fattori anche del settore della musica. Tra l'altro poi c'è stato anche un intervento in via computer collegato e anche con il presidente della Camera Roberto Fico, che ha parlato anche della riforma della giustizia che è approdata in pratica alla Camera, di cui si sta discutendo e di cui domani dovrebbe essere in qualche maniera approvata la condizione. Allora, io spero che la regia tra qualche minuto ci possa dare l'ok di conferma se l'assessore alla cultura del comune di Vieste, Grazia Maria Starace, può mettersi
in collegamento con noi per questa chiacchierata riguardante i 20 anni del libro possibile. Attendiamo di avere delucidazioni in tal senso. Stiamo ovviamente aspettando. Ancora qualche momento di attesa, poi naturalmente con l'arrivo poi della Starace rimetteremo a posto anche tutti i vari contributi che il nostro inviato Saverio Serlenga ci ha mandato nel corso di questa settimana, che poi ovviamente la nostra regia ha provveduto a metterci nella condizione possibile. Allora, vediamo un attimo se ci sono delle novità. Credo che l'assessore Starace tra poco sarà collegata con noi, ce lo auguriamo. Vediamo un attimino se riusciamo ad avere l'assessore Starace collegata. Ci siamo accordati per la nostra diretta alle 18:45. Ci auguriamo che l'assessore si possa collegare a momenti con noi. Vediamo un attimo se. Se riusciamo a collegarci. Eventualmente aspettiamo ancora qualche minuto e noi riproviamo a collegarci magari telefonicamente, avvertendola che ovviamente noi siamo in diretta, sperando che abbia la possibilità di sentirci. Ecco, l'assessore in questo momento ha la linea occupata, molto bene. Allora, vediamo se almeno riesce a leggere il messaggio che gli abbiamo mandato, ma tanto comunque non vi preoccupate, noi comunque rimaniamo ancora in diretta. L'assessore Stanaccio riesce a entrare in collegamento diretto con noi. Stiamo aspettando di capire se il messaggio che gli abbiamo mandato sarà fattibile naturalmente. Allora, nell'attesa che abbiamo l'assessore alla Comune di Vieste collegata con noi, grazie a Maria Starace, io provvederei anche con l'aiuto della regia a farvi sentire invece la dichiarazione della direttrice artistica della rassegna Il Libro Possibile, Rossella Santoro, che ha rilasciato al nostro inviato Saverio Serlinga. Naturalmente poi siamo pronti ad interrompere l'intervista qualora il collegamento con l'assessore Starace è pronto. Andiamo a sentire Rossella Santoro. Allora, Rossella Santoro volge al termine Il Libro Possibile, le due ultime serate qui a Vieste, diciamo che è andata bene, è andata oltre ogni aspettativa. No, le aspettative erano alte, devo dire, quindi ha confermato quello che era il nostro obiettivo. Abbiamo il sold out, questo ci fa molto piacere, è stata notata anche una partecipazione molto attenta, molto disciplinata del pubblico e ovviamente insomma, il profilo culturale alto dei nostri relatori, insieme alla cornice bellissima e a un'amministrazione, devo dire, cordiale ma soprattutto collaborativa e che ci crede in questa attività, ha fatto poi la miscela per il successo. Ci sono tutte le basi per riproporre anche il prossimo anno Il Libro Possibile anche a Vieste? Ci auguriamo di sì. Bene, abbiamo sentito anche le parole di Rossella Santoro, direttrice
artistica del libro possibile. Adesso veramente possiamo entrare alle 18:45 come promesso nel cuore del nostro speciale. Vi dicevo che appunto questa rassegna ha compiuto 20 anni di vita letteraria e non solo, e per la prima volta ha deciso di essere nella condizione legata proprio a ospitare per 4 giorni appunto in una città bellissima del Gargano, definita la perla del Gargano, ossia a Vieste. E noi a questo proposito, e la regia me lo conferma, siamo collegati in diretta con l'assessore alla cultura. La vedete del comune di Vieste, grazie a Maria Starace. Buonasera, assessore. Assessore, non la sento. Mi Non mi sente? sente? Io la sento, Ora lei non mi sì, sente? ora sento, mi Ok, sento. perfetto. Ecco, adesso sì che ci siamo. Benissimo. Allora, innanzitutto, buonasera, grazie di essere con noi per questo nostro speciale che abbiamo voluto dedicare ai 20 anni del Libro Possibile, ed anche grazie alla condizione legata al fatto che quest'anno, per la prima volta, questa rassegna si è spostata a Vieste, la perla del Gargano. Assessore, le chiedo come prima domanda: come ha vissuto questi 4 giorni indimenticabili? Beh, allora le dico che la nostra è stata una versione un po', io l'ho chiamata la versione gold del Libro Possibile, nel senso che abbiamo progettato insieme alla direttrice artistica del Libro Possibile una manifestazione che non fosse, insomma, la ripetizione o la replica di quello che della manifestazione che si è tenuta a Polignano, ma che fosse proprio qualcosa di diverso. Quindi abbiamo utilizzato uno spazio temporale un po' più ampio, le 2 settimane anziché la settimana unica, spalmando quindi queste 4 giornate in 2 appuntamenti settimanali. Quindi gli appuntamenti sono stati appunto il 22 e il 23 di luglio e il 29 e il 30 luglio. Quindi in questa maniera sia gli ospiti che soggiornavano diciamo a cavallo della seconda e terza settimana, che quelli che soggiornavano a cavallo della ultima settimana di luglio e quella di agosto, e la prima di agosto, insomma, sono riusciti ad usufruire di questo servizio, che insomma è un servizio culturale importantissimo e veramente che ci ha dato grandi, grandissime soddisfazioni, devo dire, perché Vieste è naturalmente conosciuta per le sue bellezze naturali, per il suo paesaggio strepitoso, per le insenature, le coste, 45 km di costa che tutti ci invidiano, ma una volta terminata la giornata al mare, insomma, c'era sempre quel dubbio su cosa poter fare. E spesso ci siamo trovati anche come operatori turistici in generale, no? A non poter dare nessuna risposta, cioè perché dopo il mare effettivamente c'era ben poco. Quindi questa amministrazione dall'inizio ha investito molto in cultura, e fino ad arrivare, insomma, all'evento, che è l'evento con la E maiuscola culturale dell'estate pugliese, che è stato il Libro Possibile a Vieste, insomma, in questa edizione un po' particolare. Senta, assessore, mi posso permettere innanzitutto di farle sentire un'importante dichiarazione che è stata rilasciata al nostro inviato Saverio Serlenga dal vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, che ha Certo. speso belle parole anche sulla città di Vieste. Lo possiamo ascoltare insieme? Anche questa parte di Puglia entra a far parte dei circuiti nazionali della cultura. Sì, la 20ª edizione del Libro Possibile, la Regione Puglia, io e il Presidente Emiliano, con Massimo Brai abbiamo voluto che facesse un salto di qualità e quindi abbiamo intercettato l'ottima intesa tra l'amministrazione comunale di Vieste e Rosella Santoro, che ringrazio, e la Regione Puglia ha ritenuto giusto ampliare il panorama del Libro Possibile, quindi da avere solo Polignano abbiamo affiancato alla bella Polignano la splendida Vieste, quindi un cartellone culturale che diventa una cosa più grande e diciamo non solo la bellezza di Vieste, ma anche il successo di pubblico di queste 4 serate con ospiti nazionali estremamente importanti danno la possibilità ai tanti turisti che affollano Vieste la possibilità di ascoltare e riflettere su temi che sono estremamente importanti. Assessore Starace, cosa ne pensa?
Un attimo, le chiedo scusa, ma non la sento. Vediamo un po' se riusciamo a recuperare. Mi sente? Mi sente? Io la sento Adesso sì, benissimo. Lei mi adesso sente? la fine, Ok. assessore Stracci, con cosa è qua? Le stavo dicendo che l'assessore piemontese si è molto speso perché tra l'altro lui è un garganico, no? Quindi devo dire che abbiamo avuto questa attenzione da parte della Regione Puglia che ci ha consentito di portare a termine questo nostro progetto. Naturalmente il Comune di Vieste ha investito a prescindere, no? Dal sostegno economico, perché la Regione Puglia ha sostenuto un progetto unico Polignano-Vieste. Poi Vieste ha inteso investire dal proprio bilancio, quindi con gli importi dell'imposta di soggiorno, in una versione un attimino un po' più ricercata, insomma diversa, perché, ripeto, per non fare la replica. Ed effettivamente è venuto fuori uno spettacolo straordinario. Quindi veramente sono state 4 serate indimenticabili, sia nei contenuti che proprio nello scenario. Abbiamo realizzato una luminaria di 60 metri che facesse da sfondo, no, a questo palco a LED super tecnologico, e devo dire che insomma, il pubblico ha molto apprezzato, perché poi diciamo che noi abbiamo scelto una piazza importante, noi abbiamo scelto la piazza di Marina Piccola, che è una piazza che ha contenuto comunque 1200 sedie. E insomma, una bella sfida, perché insomma, diciamo, il pubblico di Vieste non è abituato a queste serate, che peraltro le dico molto serenamente. Noi non sapevamo, perché essendo l'edizione zero, no, per noi, per Vieste, noi non sapevamo come il pubblico potesse accogliere una proposta del genere, perché è stata una proposta molto impegnativa, cioè perché per 4 sere, dalle 8, quindi dalle 20, fino a mezzanotte e mezza, anche l'una l'ultima sera, cioè 1000 persone sono state incollate alla sedia, incollate alla sedia, cioè senza alzarsi, senza andare avanti e indietro, perché poi i posti erano prenotati proprio per il rispetto delle norme Covid. Quindi noi eravamo molto perplessi, dubbiosi, insomma, comunque col punto interrogativo, però ci abbiamo visto bene, perché di piazze che contengano meno persone a Vieste ne abbiamo, però abbiamo scelto la piazza più grande, perché doveva essere proprio come dire, non so, una bomba atomica di cultura in un paese che insomma merita questo e anche di più. Assessore, mi posso permettere di chiederle, ma anche fare una piccola riflessione con lei. Penso che quello che è successo con l'arrivo del libro possibile per 4 giorni a Vieste, definita ormai da tutti la perla del Gargano, secondo me credo che sia il segnale di una ripartenza, non soltanto di Vieste, ma a livello culturale, ma di tutta la Puglia, considerando l'anno e mezzo particolare che abbiamo vissuto. Mi sto sbagliando per caso? No, no, guardi, è proprio un segnale molto positivo. La gente non vedeva l'ora di uscire da questo isolamento, no? Poi quando ci sono delle serate organizzate così bene, in sicurezza, insomma, chiaramente uno si sente più sicuro e desideroso appunto di potersi riempire di quello che gli è stato tolto, no? Perché naturalmente, insomma, noi a Vieste comunque gli eventi culturali, come d'altronde in tutta Italia, insomma, tutta la Puglia, sono stati molto penalizzati, perché naturalmente non si sono più tenuti, quindi avevamo tutti tanta, tanta voglia così di ossigeno, no? E questo ossigeno culturale veramente ha fatto bene a tutti, proprio tanto, tanto, devo dire. Ecco, quando ci siamo sentiti nel corso di queste ore, assessore, le avevo fatto anche complimenti, glieli rinnovo, anche per quanto riguarda l'eleganza delle 4 serate. E tra l'altro poi abbiamo parlato anche di un qualcosa di importante, perché abbiamo detto la sua eleganza è mettere in evidenza l'identità del territorio stesso, perché credo che parlare di identità del territorio, non solo di Vieste, ma anche di quelli di altre città della Puglia, credo sia un vanto, ma soprattutto anche una stretta connessione con il territorio.
Allora, guardi, questo è un discorso, le dicevo anche insomma al telefono, molto delicato, perché a volte si scambia l'eleganza per ostentazione, invece noi abbiamo fatto proprio una scelta di fondo, cioè questa edizione del libro Possibile a Vieste, essendo un'edizione diciamo costruita da zero, l'abbiamo voluta impostare su un livello di un certo tipo. Quindi cosa significa? Che se gli ospiti erano ospiti, e in questo appunto la prima differenza con l'offerta di Polignano, che insomma è anch'essa strepitosa, però abbiamo deciso di ospitare solo degli autori, solo dei personaggi molto noti, cioè proprio come dire il jet set più conosciuto, insomma. E quindi ne è venuto fuori un festival con la F maiuscola, quindi il fatto che l'assessore abbia utilizzato insomma dei vestiti eleganti eccetera va proprio in quel senso, cioè nel senso io di occasioni per mettermi dei vestiti belli che peraltro sono miei, non me li hanno neanche prestati o regalati gli sponsor, dico ne ho tante, però era proprio per far capire al pubblico di Vieste, a Vieste in generale, che quello era proprio un momento in cui volevamo alzare il livello. E guardi, questa cosa gliela dico anche perché molto spesso, e su questo l'amministrazione comunale sta facendo una riflessione attentissima, allora spesso nei posti di mare praticamente si vede passeggiare nel centro del paese la signorina con il costume da bagno, le ciabatte in piena serata, no? E questa cosa è molto disdicevole nelle zone del centro storico per noi, quindi il discorso di impostare un festival e un contegno in una certa maniera è anche diretto a far capire al pubblico che in alcuni contesti, cioè le faccio l'esempio, uno alla Scala di Milano, no? Non si sognerebbe mai di andare con il pantaloncino da mare e le ciabattine. E quindi io non dico che siamo alla Scala di Milano, però far capire, educare quindi Assessore Starace? Allora, credo che sia saltato il collegamento mentre l'assessore Grazia Maria Starace ci stava parlando. Mi sente? Io la sento ma non mi vede. Assessore, può proseguire? Vada comunque avanti, prego. Sì, le stavo dicendo che volevamo proprio iniziare un percorso di educazione, educare quindi il pubblico a avere un contegno di un certo genere in alcuni contesti, no? E quindi perciò abbiamo voluto dare il massimo proprio per il rispetto che merita questa iniziativa, il nostro territorio e l'istituzione che naturalmente io in quel caso rappresentavo. Questo è il discorso, insomma, alla base di tutto. Quindi è stato proprio impostato in questa maniera anche con gli ospiti, per dirle, non so, gli ospiti hanno ricevuto tutti un'accoglienza particolare, uno a uno. Insomma, abbiamo fatto un discorso di un certo tipo, ce li siamo proprio coccolati, perché Vieste, abbiamo detto, è un capitolo a parte, no? Abbiamo coniato questo slogan, Vieste, parlando di libri, è proprio un capitolo a parte, Vieste è qualcosa di diverso e insomma noi vogliamo che se ne accorgano tutti. Indubbiamente, io spero di rivederla adesso, assessore Starace, anche in video, considerando che l'audio si sente molto bene, sperando che il video non sia saltato solamente per una questione di carattere tecnico, naturalmente. Mi posso permettere di chiedere, assessore, com'è stato il rapporto con Rossella Santoro? Allora, io e Rossella siamo diventate amiche, insomma, lo posso dire tranquillamente, dopo 3 anni di corteggiamento, io lo dico sempre a tutti, perché comunque io sono solita, come dire, circondarmi di persone che reputo, non so come spiegarle, comunque le persone che hanno una luce propria, che sono in gamba, che sono intelligenti, eccetera, soprattutto se sono donne, no? E a volte tra donne si crea una, come dire, un rapporto particolare di complicità, oppure al contrario, insomma, di antipatia, quando uno vede dall'altra parte che c'è un'altra persona che magari possa essere. Invece io adoro circondarmi di persone dalle quali posso apprendere qualcosa, dalle quali, perché nella vita non si finisce mai di imparare. Io faccio l'insegnante, lo dico sempre ai miei alunni, e quindi a maggior ragione lo faccio nella mia vita. Quindi
Rossella è una persona estremamente in gamba e insomma lo ha dimostrato in questi 20 anni, per cui abbiamo subito, siamo entrati immediatamente in sintonia ed è nato questo libro possibile Anno Zero ABS. Sono davvero contento, Vicio. Allora, assessore, visto che sperando che anche nella versione anche di rivederla, io, se lei è d'accordo, le faccio sentire cosa ha detto Rossella Santoro al nostro inviato Saverio Serlenga in merito proprio al bilancio relativo proprio al libro possibile. Lo sentiamo insieme. Bene. Allora, Rossella Santoro volge al termine il libro possibile, le due ultime serate qui a Vieste, diciamo che è andata bene, è andata oltre ogni aspettativa. No, le aspettative erano alte, devo dire, quindi ha confermato quello che era il nostro obiettivo. Abbiamo il sold out e questo ci fa molto piacere, è stata notata anche una partecipazione molto attenta, molto disciplinata del pubblico e ovviamente insomma, il profilo culturale alto dei nostri relatori insieme alla cornice bellissima e a un'amministrazione, devo dire, cordiale ma soprattutto collaborativa e che ci crede in questa attività ha fatto poi la miscela per il successo. Sono tutte le basi per riproporre anche il prossimo anno il libro possibile anche a Vieste? Ci auguriamo di sì. Assessore Starace, allora c'è la possibilità il prossimo anno che torni di nuovo il libro possibile a Vieste? Allora, guardi, io non avrei mai potuto iniziare un percorso così in salita se non avessi pensato che insomma si dovesse trattare di un progetto duraturo, perché Vieste ha bisogno di questo, cioè ha bisogno di incrementare sempre di più il discorso culturale, quindi se fosse stato un progetto spot non lo avrei neanche sposato probabilmente, e quindi da questa unione che si è creata così magnetica sicuramente insomma non potranno nascere che buoni frutti per il futuro. Bene, allora con questo auspicio speriamo che vada tutto bene. Mi spiace davvero, assessore, di non poterla vedere in questo momento, anche perché l'immagine che ci ha offerto dalla spiaggia di Vieste era davvero meravigliosa. Sì, infatti sono proprio su una bellissima spiaggia. Credo che l'unica soluzione sia uscire e rientrare dal collegamento, ma ormai abbiamo terminato, quindi magari lo facciamo un'altra volta. Avremo la possibilità di vederci personalmente, assessore, quindi ho fatto una promessa e spero di poterla mantenere appena possibile. Va bene, perfetto. La saluto allora, saluto tutti. Grazie di cuore per essere stata con noi e buon lavoro, assessore Starace. Grazie, a presto, arrivederci, buona serata a tutti. Grazie, grazie di cuore, grazie a Maria Starace, assessore alla cultura del comune di Vieste, col quale abbiamo raccontato questi 20 anni dell'impossibile, soprattutto per la prima tappa storica dopo 20 anni dalla sede centrale di Polignano a quella di Vieste quest'anno, e quindi vedremo un po' come andranno le cose. È tutto per questa lunga edizione speciale di Evening News del 1° agosto. Vi ringraziamo per averci seguito, vi ricordo che i servizi, le edizioni del telegiornale, quelle olimpiche, le ritroverete sui canali social di World News 24, Facebook, YouTube e Twitter. Ci ritroviamo con l'informazione olimpica domani mattina alle 8:30 con Daybreak 24 Olimpia. Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di serata.